Il manicomio di Voghera è uno dei più sicuri della Lombardia, con tanto di mura di cinta. Ma chissà come, Luigi Marini, detto Ringo, ogni sabato sera scappava nel buio della notte per andare a ballare nelle balere della zona. Nessuno capì mai qual era la sua via di fuga, forse la cambiava ogni volta. Quella del ballerino pazzo è solo una delle decine di vicende che avvennero all'interno di questo manicomio. Ci troviamo vicino a Pavia, più precisamente a Voghera. Corre l'anno 1876 e Cesare Lombroso mette con fierezza piede nella neonata struttura per la cura mentale di Voghera in Pavia. Ma chi era quest'uomo? Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare, nacque a Verona il 6 novembre 1835. Una volta completati i suoi studi a Pavia, Padova e Vienna, divenne celebre per la sua professione medica ed antropologica, ma viene ricordato soprattutto per essere uno dei pionieri degli studi sulla criminalità e fondatore dell'antropologia criminale. Cesare, infatti, sostenne che si è criminali dalla nascita e che quindi sia un fattore ereditario, come il colore degli occhi, ad esempio. Solo nei suoi ultimi anni di vita si rese conto che forse la sua teoria fosse sbagliata e che un criminale è tale per via dei suoi trascorsi. Per quanto venne comunque criticato per queste teorie, fu comunque il primo a proporre un approccio sistematico allo studio della criminalità. Nello stesso anno, però, Cesare venne trasferito all'Università di Torino e per questo la guida del manicomio fu affidata ad Augusto Tamburini prima e Giuseppe Antonini poi. Immagino che per alcuni di voi questo nome risulti familiare. Ebbene sì, perché l'ospedale Giuseppe Antonini è conosciuto meglio come il manicomio di Mombello, dove Giuseppe venne trasferito dopo aver gestito l'ospedale psichiatrico di Voghera. All'interno della struttura è ancora visibile la rotonda, area circolare della struttura destinata alla reclusione, se così vogliamo dire, dei pazienti più violenti. In questa sezione dell'ospedale le celle erano prive di angoli e con i letti ben fissati al pavimento. Un altro aneddoto interessante, oltre a quello di Ringo, è quello che riguarda il linguaggio all'interno di questo ospedale. Ebbene sì, perché dovete sapere che ai medici e agli infermieri era stato imposto di parlare il dialetto del posto per non suscitare diffidenza nei pazienti. Nel 1978 però si interruppe la storia centenaria di questo manicomio, grazie alla legge Basaglia che impose la chiusura di tutti i manicomi sul suolo italiano. Il manicomio poi successivamente chiuse definitivamente i battenti nel 1998. Ma facciamo un salto in avanti di 22 anni. Com'è il manicomio di Voghera oggi? Non ci sono più pazienti, non ci sono più medici, non ci sono più infermieri, ovviamente, ma resta comunque, a mio avviso, il manicomio meglio conservato d'Italia. Al suo interno non troverete un graffito, un segno di vandalismo, nulla. È come se, ovviamente, con comunque il passaggio di diversi esploratori, si è rimasto così com'era. E sono felice, molto felice di questa cosa, perché oltre a essere uno dei manicomi, se non, come ho detto, il manicomio più meglio non si dice, il manicomio meglio conservato d'Italia, è grazie al fatto che questo manicomio è anche il più difficile a cui accedere, perché è sprovvisto di entrate semplici. Sprovvisto in alcuni periodi, per esempio dell'anno scorso, di entrate in generale, per fortuna, e io sono molto contento di questa cosa perché comunque in questo modo questo posto ha avuto la possibilità di non morire come hanno fatto tutti gli altri manicomi in Italia, chi più chi meno. Mombello è, diciamo, l'esempio più lampante, per il quale ovviamente le entrate semplici, la mancanza di totale di sorveglianza e soprattutto di cura del posto lo hanno ridotto nello stato in cui è, che tutti conosciamo ormai, così come tanti altri posti che ho visto, e questo, fortunatamente, conserva ancora il suo fascino, i suoi ricordi, i suoi oggetti e le sue memorie, perché Voghera sarà chiuso come ospedale, ma ancora
racconta molto. Ok, quindi allora diciamo che il video è finito. E volevo spendere giusto due parole su questo video. Avrei voluto farlo all'inizio video, però non volevo spezzare l'atmosfera, quindi lo farò adesso. E allora ho provato un approccio un pochino diverso rispetto al video di settimana scorsa, nel senso che tutto quello che ho letto, tranne la parte conclusiva in cui sono andato a ruota libera e ho detto un po' i miei pensieri, tutto quello che ho detto prima di quel momento, l'ho scritto io, ovvero cosa ho fatto? Ho fatto una ricerca su internet, ovviamente ho girato un paio di siti. Dove raccontavano la storia. Tra l'altro, da questo video in poi io lascerò le mie fonti qua sotto nella descrizione. Quindi, se volete andarvi a leggere l'articolo o gli articoli che in questo caso ho analizzato per la realizzazione di questo video, siete liberi di farlo. Anzi, vi consiglio di farlo, dato che sono degli articoli davvero molto belli, molto ben scritti. E poi, vabbè, mi sono appoggiato anche a Wikipedia, insomma, classiche cose. E quindi cosa ho fatto? Appunto, ho preso questi articoli, li ho, diciamo, sezionati, li ho letti tutti attentamente, ho selezionato le parti che ritenevo più interessanti da raccontare e ho cercato un po' di romanzarli. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso quello che c'era scritto, ho cambiato un po' le parole, tenendo ovviamente i fatti come erano, e me le sono proprio scritte a mo' di storia e l'ho letto davanti appunto alla fotocamera. Quindi io spero che sia piaciuto questo video. Io penso sia un attimino più fluido, anche più intrattenente secondo me rispetto a quello di settimana scorsa. È anche vero che ho trovato molte più informazioni su un posto di questo tipo, perché ovviamente, insomma, se andiamo a cercare la storia di un ospedale, che è un semplice ospedale, e la storia di un manicomio, come può essere appunto quello di Voghera in questo caso, si trova molto di più. E le storie sono anche molto più interessanti, quindi in realtà cercherò anche di portare posti, diciamo, con una storia più avvincente rispetto ad altri. E quindi nulla, io concludo qui, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito, per favore, a iscrivervi al canale, che mi farebbe molto piacere e mi farebbe capire che, insomma, questi video vi stanno piacendo. Di lasciarmi un like nel caso, per farmi capire che questo video in particolare vi è piaciuto. Sapere le vostre opinioni nei commenti, che sono sempre ben accette. Poi vabbè, nella descrizione trovate tutti i link del caso, quindi Instagram, Telegram, anche TikTok, dove porterò dei racconti tipo questi, però molto più brevi, molto più sintetici, molto più carini, dove magari porto semplicemente degli aneddoti dei posti. E nulla, noi ci vediamo, io spero settimana prossima, stavolta con un video di esplorazione. La settimana prossima inizieranno anche i video di Focus Flash, quindi dei video come questi, ma molto più brevi. E nulla, dal vostro The Lost One, anche per questa settimana è tutto. Ciao ragazzi.